Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, come state? Bene, oggi torniamo su Hearthstone e ci facciamo... volevo farvi vedere un nuovo mazzo, dato che siamo rimasti un po' indietro, con il quale un mazzo forse più adatto per i tornei, e infatti prendo la palla al balzo per dirvi che stasera giocherò un torneo interno della Element, per stabilire chi entrerà o meno nel team competitivo della Element. Ho accettato di entrare per fare una prova, per vedere. Io, come ben sapete, non gioco molti tornei, ragazzi, perché non ho molto tempo da dedicargli e quindi magari preferisco fare ladder e cose del genere. Però ho detto, vabbè, facciamo una prova, un for fun, e vediamo se viene bene. E quindi andremo a fare questo torneo interno. Allora, e poi vi annuncio, ragazzi, che l'1 inizierò un torneo invece più importante, che ora però non mi ricordo come si chiama, vorrei dire una stupidaggine, quindi lo metterò in descrizione, e alla quale partecipano parecchie persone, e vediamo come va. Chiaramente lo metterò, sarà in streaming sicuramente, quindi magari lo scriverò su Facebook quando sarà in streaming, magari con i caster dell'Element, e io magari quando giocherò le mie partite le registrerò per fare i video su YouTube. Allora. Allora ragazzi, vi voglio far vedere questa chicca, perché la sto giocando fino adesso e devo dire che era anche a benaccio. Mi aveva portato praticamente al 5, ma poi ho perso 5 partite di fila, come al solito. E comunque sia, a me non dispiace questo mazzo. L'ho chiamato... qui ho sbagliato, ragazzi. Non è Sheretz, è Sheretz Zoo, perché me l'ha dato il mio amico della Element, Sheretz, appunto, che lo salutiamo. E ve lo voglio far vedere perché è un bel mazzo, funziona abbastanza bene ed è divertente da giocare perché non è il classico zoo, quindi ti permette di fare delle giocate un po' più particolari, da pensarci anche un tantino di più, ecco. Allora, entriamo, ve lo faccio vedere intanto. Cambiamo il nome perché è sbagliato, se no mi uccide Sheretz. Ok, Sheretz Zoo. Allora, abbiamo due poteri travolgenti, un Imp delle Fiamme, due Ombre del Vuoto, due sergenti violenti, un gufo, due lanciatori di coltelli, due metalupi, due ragni, due uovi, due capobanda, due implosioni, un ombro fuoco, due difensori di Argus, un nano ferroscuro, un demone guardiano, un Leroy Jenkins, un cavaliere nero, due draghi vulcanici e un dot boom. Allora, il gioco di questo mazzo è cercare di mandare in combo l'implosione con il drago per mettere in campo un 6-4 a costi irrisori, ok ragazzi? E poi abbiamo delle ottime combo per chiudere la partita. Abbiamo la combo, vabbè, demone guardiano classica, se no Leroy Jenkins, che in combo con potere travolgente sono i 10 danni, in combo con metalupo potete amplificarli, eccetera eccetera eccetera. A questo mazzo, secondo me, potrebbe mancare un BG Age. La butto là, così. Potrebbe mancare un BG Age. Quindi, le cose sono due. O andiamo a sacrificare un Metalupo Alpha. Ah, facciamo una cosa, ragazzi. Proviamolo senza un Metalupo Alpha e mettiamoci un BG Age. Perché magari se incontriamo un po' troppa roba grossa, anche perché il BG Age può essere buono, comunque mandarlo in combo con l'ombro fuoco è comunque una spazzata a 4 danni. E perfetto, allora, questo è il mazzo, spero che vi piaccia, io mi ci sto divertendo veramente tanto. Ve lo faccio vedere in amichevole, Sheretz Zoo, e vi... Allora, è una variante, ragazzi, che secondo me ha il suo perché, può funzionare bene e vi darà sicuramente delle buone soddisfazioni, almeno a parer mio. Dopo, anzi, provatelo e ditemi che ne pensate e scrivetelo sotto. Ho messo l'ombro fuoco, ragazzi, cioè non io, l'ha messo Sheretz, per evitare, dato che incontrava molti patron, per avere comunque una spazzata che gli permettesse di toglierli. Ok, di annullare la combo del patron. Allora, lo giochiamo come un normale zoo,
Ok, quindi togliamo Leroy Jenkins, togliamo potere travolgente al momento che è inutile. Allora, Nano Ferro Scuro lo si potrebbe anche tenere, ragazzi. Dato che siamo di secondo, teniamo il Nano Ferro Scuro. Bene, abbiamo un buon inizio. Abbiamo un buon inizio. Lo salutiamo. Salve. Allora, andiamo a fare un Imp delle Fiamme. Passiamo. Il Cavaliere Nero, ragazzi, ci serve per togliere i vari taunt. Chiaramente. Oh, allora, potremmo o mettere in campo l'uovo o mettere in campo il rantolo. Facciamo così, ragno infestato. Moneta e ombra del vuoto. Così gli andiamo a annullare la sua arma. Ok. Allora. Andiamo a fare uovo e a questo punto giochiamoci anche lei. Allora, vediamo che ci gioca contro. Oh, per adesso solo armi. Potrebbe essere ancora un patron. Potrebbe essere un patron. E quindi magari sta aspettando di mandare in combo l'arma. Allora, facciamo così, ragazzi. Diamogli un po' di. Mettiamolo un po' in difficoltà. Per poco, per poco, per poco. Allora, potremmo andare a fare 3, 4, 5. Sì, si potrebbe provare. Perché tanto aspettare mi sembra un po' inutile per andare a giocare, anzi, ci può servire dopo. La facciamo così, ragazzi. Vediamo come risponde. Non abbiamo potuto pescare molte carte, Fammi ma pensare. vediamo un po'. Ok, la ottengo. Execute. E va bene, ragazzo, e va bene. Allora, andiamo a pesca a questo punto. Ok, e andiamo a faccia. Che il dolore parli per me. Torna al lavoro. Allora, andare a mettere adesso Dot Boom non ha senso, ce lo traderebbe con facilità. Allora, facciamo così, così pesca il meno possibile. E andiamo a pesca anche noi. Ok. Torna al lavoro. Allora. Allora, facciamo così. Ok. Nel male non è andata benissimo. Mai di niente. Facciamo così. Togliamo lui. A questo punto. Sì, andiamo a pesca. E passiamo.
Ora, sperando che non abbia top deccato carte particolari. Va bene. Allora dillo. Allora facciamo così. E partiamo. Vediamo che ha in mano. Se può chiudere oppure no. Sono resistente. Vabbè. Ah, che pazienza. Allora. Sei inutile. Sette, niente. Niente. Se giochiamo 6, vabbè, no, non chiudiamo, non distruggiamo lui. Vabbè, ragazzi, questa è... andiamo a pesca, tanto si può pescare. Possiamo provare a fare... così. 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 Ma, comunque sia... la vedo negativa la cosa. Armatura. Forse si potrà silenziare addirittura Ragnaros. Ma dopo vabbè no. No, silenziarlo l'avevamo perso. Vabbè. Ha pescato anche la Madonna. È giusto. È molto giusto. Vabbè ragazzi, ci abbiamo provato, non ha workato in questo momento, ne facciamo un altro al volo, maledetto alla gente che top decca le carte. Allora, facciamo un'ultima partita al volo, veloce, che vorrei farvi vedere le ottime sinergie che si creano con questo mazzo. Purtroppo... abbiamo un nuovo amico che si è iscritto al canale. Abbiamo superato i 360, ragazzi. Continuate così perché stiamo raggiungendo dei numeri molto importanti e carini, mi piace. E sono molto contento e soddisfatto della cosa. Sono molto felice che mi seguiate e vi ringrazio tantissimo. Allora, teniamo il ragnetto, vediamo che cosa ci entra. Vabbè. Allora, non abbiamo una curva di mana eccellente, ma meglio di niente. Moneta, mini bot oscurato. No, la butto là, ragazzi. Se si sbrigasse, e dai, fammi gioca sta moneta, dai. Oh, mini bot oscurato. Mettiti questa mira. Ah no, lanciatore di coltelli. Lanciatore di coltelli. Oh, facciamo così. A rapporto. Ok. Allora, qui o giochiamo il capobanda. Però lui dopo potrebbe fare la donata militare. Andiamo a pesca, meglio così, via. Andiamo a pesca. Facciamo così. In modo che manteniamo comunque il controllo del board in maniera massiva. Ok, eccola là, infatti. Allora, facciamo così e togliamo una pina.
Allora. Purtroppo il nostro gioco si sta facendo difficile. Andiamo a pesca. E niente. Che il dolore parli per me. A rapporto. Allora, il gufo ce lo dobbiamo tenere. A questo punto giochiamo lui. Sperando che non abbia un'altra arma. Ah, vi alzo un po' il volume che forse è un po' basso, ragazzi. Infatti. Allora. Lui ora o gioca, deve giocare per forza qualcosa di importante. Quindi o andrà a fare, andrà a pescare e poi farà consacrazione, ma non credo. O farà un pacificatore di Aldor e me lo porta uno. Probabile, assolutamente probabile. O andrà a mettere una provocazione. Unisciti. Ah, vuole andare a massimizzare le pescate. Andiamo. Al rapporto. Ok. Allora ragazzi, non sarebbe una cattiva idea a questo punto andare in faccia e fare ombro fuoco. Andare in faccia e fare ombro fuoco. No, è un'ottima idea, in modo che dopo comunque andiamo a ritornare. Lui pesca una carta e basta, noi andiamo a giocare il drago e andiamo anche a ripescare. Ottimo. Non mi è piaciuto andare a fare questa giocata, andare a sprecare l'ombro fuoco così, ma diventava un po' pericoloso, ragazzi. Perdevamo pesantemente il controllo del board, invece così almeno ancora lo teniamo. Ci sarebbe bene da parte sua un bel Kogammer, ragazzi. Il Kogammer adesso ci potrebbe piacere. Rapporto. Allora. Potremmo andare a silenziare il 4-3. Però silenziarle non mi piace tanto. Andiamo a pesca. Ok, andiamo a fare un 3. Andiamo a mettere in mezzo lui. Andiamo in faccia e quasi. Vediamo un po' se riusciamo a fargli sufficienti danni per chiudere la partita. Sprecherà un BG Age sul 7-4. Per noi sarebbe anche meglio, così abbiamo libero Dot Boom. Fammi pensare. Allora. Ah, mamma mia, quanto è lento sto ragazzo. Quanto è lento questo ragazzo. Ragazzi, quando giocano così te fa il latte dove non batte il sole. Ah. Dai, o togli il loop. Dai, togli il metal loop alfa. Dai, che così chiudo prima la partita, dai. Bene, bene, per noi not bad. Ok. Allora, vediamo se possiamo chiuderla. Allora, 5, 10, ok? E 4 e 1. Quindi 5, 6, 7, 8, 9. Perfetto.
e dovremmo chiudere se non ho sbagliato. Ragazzi, se ho sbagliato potete uccidermi, eh. Se ho sbagliato potete uccidermi, ma non credo. Cosa fuori? E combatti! Così. Facciamo così. Facciamo così. E lo salutiamo. La tua. Eccola qua, partita chiusa. Bene, bene, bene. Avete visto quanto danno fastidio i draghi vulcanici? Anche perché li potete mettere in campo a prezzi irrisori. E secondo me, ragazzi, è un mazzo interessante che worka bene. Non è il solito zoo banale. Almeno è uno zoo, e quindi complimenti e battiamo le mani a Shirez, che lo salutiamo. Secondo me ha fatto un ottimo mazzo, e fatemi sapere che ne pensate nei commenti, e ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!